Lascio a te la parola, buon seminario. Grazie, intanto grazie per l'invito, fa piacere parlare. Tra l'altro questa è una collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, soprattutto a Pisa, grazie al progetto Eurovolk, mi ha permesso di andare 2 volte in visita per un periodo esteso, così che abbiamo fatto questa ricerca. La seconda cosa, quello che diceva Pier Giorgio su IAB6, chiaramente siete tutti invitati a Ginevra. Questa però è la prima conferenza europea, in verità, è organizzata con l'Italia, in collaborazione anche con gli NGV, la Francia e la Germania, quindi ci saranno i campi di field trip in questi 3 paesi qui, quindi sarà una conferenza anche interessante da questo punto di vista. Allora, questo qui è un lavoro che abbiamo fatto soprattutto in collaborazione con Chiara Montagna degli NGV di Pisa, Paolo Papale e poi i colleghi di Alessandro e gli altri, NGV e Università di Palermo. Allora, mi è stato detto di fare un po' una sorta di introduzione che molti di voi conoscono Stromboli molto meglio di me, però insomma il punto di questo vulcano qui, importante di rilievo per questo studio, è che questo è un vulcano che come molti di voi sapranno, è caratterizzato da un'attività di bassa intensità, diciamo, e molto frequente, però questa attività è puntuata da degli eventi più violenti, delle esplosioni maggiori o dei parossismi. Allora, questo ci pone dei scusate, non sono abituato a parlare italiano durante i seminari, ma questo pone insomma un po' di problemi dal punto di vista dell'attività, perché essendo un'attività a bassa intensità è un'attrazione turistica, anche Stromboli, quindi ci sono dei problemi legati al fatto che ci sono molti turisti sull'isola. Chiaramente molti di noi lavorano su Stromboli perché è un vulcano accessibile, è un vulcano con tante installazioni, quindi è un laboratorio per noi. Quindi questo chiaramente rende questo sistema pericoloso, soprattutto quando ci sono queste esplosioni maggiori. E il punto di questa presentazione è capire se ci sono dei segni che ci possono annunciare, diciamo, che uno di questi eventi sta per avvenire. Questo era il punto dello studio che abbiamo sviluppato con gli NGV. Qui è un bel riassunto, diciamo, dell'attività negli ultimi 150 anni, di quello che succede a Stromboli, e qui sono rappresentati in questo grafico qui le esplosioni maggiori e i parossismi. E come vedete, insomma, ci sono circa 3 eventi all'anno di forte intensità. E ricorderete gli eventi, insomma, degli ultimi anni, insomma, ce ne sono state diverse di queste esplosioni. Al momento per i turisti non è accessibile la cima del vulcano, quindi l'idea era di capire un po' più cosa succede a Stromboli. Dico già da adesso che molti di voi anche hanno lavorato su Stromboli, le cause, diciamo, di questi parossismi sono la risalita di questo magma profondo, sembra essere uno dei il meccanismo che porta a queste eruzioni grandi, però il focus del nostro studio è differente, è capire perché questo magma dal profondo risale. Ma intanto quello che sappiamo, insomma, ci sono diversi studi, qui c'è uno studio di geofisica che fa vedere come ci sia una camera di stoccaggio del magma a circa 3 km di profondità. Questo probabilmente è la parte superiore di un sistema che si estende a più grande profondità. E come si può vedere da qui, insomma, ci sono delle anomalie delle onde S, e avevo messo questa parte soprattutto per definire più o meno la transizione tra crosta mantello, che è tra i 15 e i 20 km, e poi ci sono delle anomalie di velocità che sono anche più profonde. Quindi, diciamo, le cose di rilievo qui sono questa reservoir a 3-4 km di profondità e poi una crosta di 15-20 km. Questo sarà rilevante dopo, perché abbiamo fatto anche una parte di termobarometria per vedere se quello che troviamo dal punto di vista petrologico corrisponde a quello che viene visto dal punto di vista geofisico. Quello che è importante per questo studio è che questa è una compilazione di dati su sistemi a condotto aperto.
E quello che caratterizza questi sistemi, come anche a Stromboli, è che le emissioni di gas sono molto superiori rispetto alle emissioni di magma. Quindi questo significa che il sistema all'interno c'è molto più gas di magma che esce dal vulcano. Questa è una parte importante. Ci sono diversi modelli che spiegano come è possibile avere questo eccesso di gas che esce dal sistema. Anche questo. Per noi, tra i diversi modelli, non abbiamo lavorato su quello, però per noi quello che è importante è che c'è una parte significativa di una fase volatile in eccesso all'interno del vulcano. E questo, come vedremo, ha un'importanza a livello della quantità di volatili disciolti e solti che sono presenti nel magma. Per fare un piccolo sommario, tanti di voi avranno visto questo diagramma, ma alcuni magari non sono dei petrologi, quindi lo vedrete diverse volte. Questo qui è un diagramma che riassume essenzialmente la solubilità dell'acqua e della CO2 quando queste due fasi coesistono. E queste linee qui, che sono delle isobare, fanno vedere come se a una pressione fissa, se la quantità di CO2 disciolta nel magma aumenta, la quantità di acqua disciolta nel magma deve diminuire, semplicemente per mantenere la stessa pressione totale della fase volatile. Se la pressione diminuisce, questo era un esempio per 300 MPa, quindi circa un equivalente di 10 km di profondità, 100 MPa che è equivalente a circa 3 km, la solubilità delle due fasi diminuisce, però la relazione rimane la stessa, quindi se aumenta la quantità di CO2 nella fase volatile disciolta, la quantità di acqua diminuisce. E sarà chiaro più tardi perché questo è importante. In questo diagramma poi ci sono un altro gruppo di linee e queste linee descrivono invece il rapporto chimico dei volatili nella fase in eccesso. In questo caso, per esempio, questa linea è il luogo dei punti dove la fase volatile in eccesso ha la stessa composizione. Cioè, in questo caso, per esempio, c'è il 90% di acqua molare disciolto, il 90% molare è la fase vapore all'equilibrio. E se, come vedete, se aumenta la quantità di CO2, in questo caso il resto A1 è la fase CO2, la frazione molare di CO2, se aumenta la quantità di CO2 nella fase volatile in eccesso, la quantità di acqua sia disciolta che nella fase volatile in eccesso diminuisce. Perché questo è importante? Intanto la prima cosa, noi abbiamo utilizzato SolveCAD, che è un modello che è stato messo a punto dal gruppo di Paolo Papale. Ormai sono più di 15 anni che esiste questo modello. Intanto, come potete vedere, le isobare che vi ho mostrato sono queste qui nere, e ci sono delle anche grandi discrepanze di valori in termini della solubilità delle fasi volatili nei magmi. Questo è uno dei punti. Quindi, chiaramente, per esempio, come vedete qui, per lo stesso contenuto di acqua e la stessa pressione c'è una variazione di circa 600 ppm nella solubilità della CO2 a una pressione fissa di 300 MPa tra i diversi modelli. Quindi questo impatta, diciamo, l'interpretazione dei dati, come in questo caso le inclusioni vetrose. Comunque possiamo, insomma, trarre da questo delle indicazioni importanti sulla struttura, sull'architettura del sistema magmatico di Stromboli. E quello che vediamo è da questi valori qui, che i valori massimi di acqua che vengono trovati nelle inclusioni vetrose sono di circa il 3%, quindi questo è un valore importante per noi, per i nostri modelli che faremo dopo. E i contenuti di acqua di CO2 disciolta sono al massimo 2000 ppm, però è chiaro che c'è molta più CO2. Il problema di questo, di registrare questi valori di CO2 ancora più elevati, è che è difficile preservare delle melt inclusion, delle inclusioni vetrose all'interno dei cristalli quando i valori di CO2 sono così elevati, e questo dipende dal fatto che durante la risalita del magma
invece di aver cristallizzazione, i cristalli vengono riassorbiti piuttosto, e questo crea dei problemi nel preservare delle matte inclusion più grandi. Quindi i valori stimati del contenuto di CO2 a Stromboli sono superiori all'1%, anche del 2% nel magma a profondità. Un'altra cosa molto importante è che queste inclusioni vetrose sembrano distribuirsi intorno a delle isoplete, diciamo. Quindi questo indica essenzialmente che nel sistema, come abbiamo visto anche che dalle emissioni superiori di fase gassosa rispetto al magma, questo indicherebbe che nel sistema c'è sufficientemente un eccesso di fase volatile che controlla il contenuto di CO2 e acqua disciolto. Quindi, se questo è il caso, questo indicherebbe che i magmi a Stromboli sono distribuiti a delle profondità diverse e la fase volatile in eccesso essenzialmente controlla la quantità di acqua e CO2 disciolta. E questo di nuovo è importante per il modello che vedremo dopo. Allora, noi dalla nostra parte, una parte del lavoro che facciamo qui nel mio gruppo è la termobarometria. Questo è un approccio petrologico classico, ce ne sono molti di questi modelli qui. Noi nel caso particolare abbiamo cominciato ad applicare dei modelli di machine learning per fare la termobarometria. E brevemente sulla struttura, quello che è diverso rispetto ad altri modelli è che questi modelli che utilizziamo, che sono dei de modelli di random forest, abbastanza basici, diciamo, questi modelli quello che fanno, guardano, è come avere un libro che contiene tutti gli esperimenti di petrologia sperimentale che sono stati fatti durante la storia della petrologia, e praticamente questo algoritmo va all'interno del libro e cerca, per esempio, i piroseni, che hanno una composizione la più vicina possibile a quella che abbiamo nei minerali naturali che abbiamo analizzato. Quindi questo confronto ci permette di capire, se utilizziamo i piroseni di Stromboli, come farò vedere dopo, di capire qualcosa all'interno del sistema magmatico. Questa parte qui è importante per il setup essenzialmente del modello che abbiamo messo a punto dopo. Queste sono decision tree. E praticamente all'interno queste decision tree vengono calibrate, e ce ne sono tante di queste con diverse forme. E vengono calibrate e poi ci facciamo passare all'interno i dati naturali, e finalmente l'output è una temperatura o una pressione. E per vedere che questo è equivalente a trovare il best match, abbiamo pubblicato un articolo, per esempio, dove abbiamo in nero qui questi istogrammi che indicano le stime di pressione. Non so che succede qui. Allora, abbiamo delle stime di pressione e temperatura, e queste sono le nere. Queste sono ottenute dal modello di machine learning. E i valori di grigio praticamente abbiamo cercato noi, essenzialmente manualmente, all'interno di tutti gli esperimenti, quali erano le condizioni alle quali in questo caso sono degli anfiboli, che avevano la composizione più vicina possibile a quelli che avevamo noi. E come vedete, insomma, i risultati approssimativamente sono molto vicini, soprattutto in termini di pressione. Quindi essenzialmente questi algoritmi vanno all'interno del dataset sperimentale e cercano i minerali che si assomigliano di più, che è un po' quello che facciamo. Per esempio, per Stromboli ci sono diversi studi di petrologia sperimentale, in un approccio classico, per prendere questi studi e confrontare tra gli esperimenti e i nostri dati quali siano i minerali con la composizione chimica più vicina. Abbiamo fatto dei test su Stromboli per vedere, questo è il dataset sperimentale, ogni triangolo rappresenta un esperimento in cui il piroseno è stabile. Il piroseno è il minerale che abbiamo utilizzato per Stromboli, e fa vedere come ci sia una distribuzione degli esperimenti che sono stati fatti, con composizioni del magma iniziale che variano molto. E quello che volevo far vedere con questo diagramma, che è abbastanza importante, è che gli esperimenti che vengono fatti a alta pressione
sono anche fatti a più alta temperatura. La ragione è semplice, perché questi esperimenti qui sono sotto saturi in acqua e quindi se la pressione è più alta, il magma ha una tendenza a cristallizzare, un magma sotto saturo in acqua. In questo caso gli esperimenti devono essere fatti a più alta pressione. Però questo non ha alcuna relazione con la natura, nel senso che non necessariamente un magma più profondo deve essere anche più caldo. Nel mantello magari sì, ma nella crosta non è il caso. E la ragione per cui dico questo è che facendo per esempio delle regressioni quando si fa la termobarometria, se la temperatura viene utilizzata, la temperatura stimata con altri metodi viene utilizzata come parametro di input per la termobarometria, questo può generare un bias. E questo bias è essenzialmente che se la temperatura che viene messa all'interno del barometro è elevata, la pressione sarà elevata. Però questo non è garantito. Nel nostro sistema non utilizziamo la temperatura come un parametro di input, perché la pressione e la temperatura sono due variabili correlate in verità. E siccome sono correlate, non possono essere utilizzate in maniera indipendente. Allora, la prima cosa, un altro test che abbiamo fatto è per vedere se il sistema fa veramente quello che diciamo, cioè che compara gli esperimenti più simili che trova essenzialmente le composizioni più simili all'interno del dataset sperimentale. Allora, in questo caso abbiamo utilizzato degli esperimenti, questi sono gli esperimenti di Di Carlo, che erano stati utilizzati per calibrare l'algoritmo. Quindi quello che vediamo è semplicemente che riesce a riconoscere che questi esperimenti sono molto simili a quelli che ci sono all'interno del dataset. Quindi questo non è niente di. Era semplicemente per vedere che funzionava. L'importante però è che il dataset di calibrazione contiene degli esperimenti fatti su composizioni molto diverse. E il fatto che queste composizioni molto diverse, anche di pirosseni nelle riolite, siano presenti, questo non impedisce all'algoritmo di funzionare bene per i pirosseni di Stromboli. Quindi non abbiamo bisogno di limitare il dataset di calibrazione a dei basalti, per esempio. Possiamo semplicemente utilizzare tutti gli esperimenti. Ci sono delle cose che non funzionano, come sempre. In questo caso avevamo preso gli esperimenti di Pichavin del 2009, che questi non erano presenti all'interno del dataset di calibrazione. Vediamo come tra 4 e 2 kilobar sembra funzionare bene l'algoritmo, però ci sono questi esperimenti a meno di 1 kilobar, e questo non, ancora devo capire come mai, ma non funzionano. Ho anche provato a metterli all'interno dell'algoritmo e non cambia niente, rimangono lì. Quindi o c'è stato un problema di equilibrio, non so. In altri casi, come l'anfibolo, per esempio, però vediamo che la performance dell'algoritmo è migliore rispetto ad altri modelli che erano in circolazione. Allora, questi sono i dati per Stromboli. Allora, questi dati quello che fanno vedere è ogni punto è un'analisi di piroseni che sono stati filtrati con vari test per l'equilibrio. E quello che vediamo è che ci sono due gruppi ben distinti di composizione di piroseno, e una cosa importante per noi è che sembra che il magma sia presente già da circa, diciamo, 18 km di profondità. Poi ci sono delle profondità maggiori, però con degli errori anche abbastanza grandi, e abbiamo del magma fino alla parte più superficiale, che è caratterizzata da piroseni di diversa composizione e temperature leggermente inferiori. La parte importante di qui significa che in qualche maniera il sistema magmatico a Stromboli si sviluppa per una parte importante della crosta, se non all'interno di tutta la crosta. Non è che abbiamo dei reservoir ben definiti, almeno da quello che viene fuori da questo termobarometro. Chiaramente ci sono dei punti come questo qui, dove abbiamo molte stime di pressione e temperatura, e soprattutto vediamo una variazione di temperatura importante, e questo indica un reservoir dove molto del magma che viene eruttato ha stazionato sicuramente a queste profondità di circa 3 km. Il confronto con i dati di geofisica, come avevo promesso, qui vediamo. Questo qui, praticamente questi punti dove abbiamo queste grandi variazioni di temperatura corrispondono a questo reservoir a bassa profondità, e poi abbiamo un'estensione del sistema
magmatico fino essenzialmente alla base della crosta, quindi sembrano i dati di termobarometria essere in buona relazione con quelli di geofisica. Allora, cosa fa partire queste eruzioni grandi o parossistiche? È l'arrivo di un magma più caldo e ricco in volatili, che viene chiamato anche il biondo, perché c'ha questo colore biondo. E questo magma arriva e questo sembra, insomma, essere il meccanismo che fa cominciare le eruzioni. Quindi in questa parte qui siamo partiti da questa idea, questo è quello che sembra essere confermato da tutti i dati che esistono. L'arrivo di questo magma si interagisce col magma a bassa profondità, più degassato, e fa partire questi eventi. La questione qui per noi è veramente: ma perché questo magma risale? E da qui il titolo, cioè se questo magma risale per dei processi completamente caotici, l'implicazione grande di questo sarebbe che non potremmo prevedere il momento in cui il vulcano è in uno stadio critico, e quindi magari uno di questi eventi potrebbe succedere senza che noi ci rendiamo conto che qualcosa sta succedendo all'interno del sistema. Quindi quello che volevamo no far noi, come è stato fatto anche dal gruppo di Sandro Iuppa, è capire se ci sono dei segni che il vulcano sta evolvendo verso una fase critica che poi porterà a uno di questi eventi parossistici, e capire soprattutto perché questo magma biondo risale, qual è il meccanismo che fa partire questi pulsi di magma biondo dal profondo. In termini di tempi di scala, non ho messo qui il lavoro di Sandro Iuppa, lo metterò dopo per fare la parte sui gas, che è più pertinente a quello che abbiamo fatto, però ci sono diverse evidenze. In questo caso, per esempio, sono il numero di la frequenza delle esplosioni per ora che vengono registrate a Stromboli. Questo è un sistema molto utile, e quello che si vede, per esempio, nel caso, queste sono le eruzioni, i due eventi del 2019, si vede come già decine di giorni prima o mesi prima degli eventi parossistici ci sia stato comunque un aumento della frequenza delle esplosioni più piccole. E poi un'altra cosa interessante che si osserva qui è che dopo l'eruzione del 28 agosto, ce n'è stata una il 3 luglio, poi la seconda il 28 agosto, c'è circa un mese di attività dove la frequenza delle eruzioni, delle esplosioni a bassa intensità rimane alta, però poi prima che il sistema torni, diciamo, è dei valori più simili alla fase, diciamo, una frequenza più normale. Questa è un'altra osservazione. Ci sono altri studi fatti sull'eruzione, su queste eruzioni, che fanno vedere che anche in questo caso, questa è una bella corrispondenza tra i dati di petrologia e le osservazioni vulcanologiche, e vedremo anche con i gas, che i tempi di scala che vengono ottenuti con il diffusion cronometri sui cristalli, anche loro mostrano che ci siano molti cristalli che registrano degli eventi di arrivo probabilmente di magma più caldo, forse del magma a bassa porfiricità, del biondo, diciamo, già mesi prima dell'evento parossistico. Quindi le osservazioni suggeriscono che i tempi di scala del processo, la preparazione al processo parossistico, sembra prendere da settimane a mesi. Quello che vediamo dai gas, questi sono dati dei colleghi di Palermo e dell'INGV. Qui ci sono i valori di acqua e anidride carbonica, i flussi, SO2, ci sono diversi valori. Ci sono diverse osservazioni che possiamo fare. La prima è: questo è l'evento parossistico, in questo caso nel 2020, a luglio. Vediamo come la quantità totale di CO2 emessa aumenta, e questo è circa 3 mesi prima dell'evento parossistico, quindi questo è un dato interessante. La seconda parte,
che è molto interessante. Come vedete qui, queste misure sono molto difficili da fare perché misurare l'acqua con i valori alti di umidità nell'atmosfera è molto difficile. In questo caso però sono riusciti a estrarre i dati anche di emissioni di vapore d'acqua e si vede come ci sia un picco molto grande di emissioni di acqua proprio appena dopo l'evento parossistico. E poi questa quantità di emissione di acqua torna a dei valori, diciamo, più normali prima di questo tripletto di eruzioni più grandi. E poi vediamo come di nuovo, dopo questo evento, ci sia un aumento di nuovo del rapporto CO2-acqua fino a quando si verificano questi tre eventi più grandi in novembre del 2020. Quindi, secondo noi, i modelli, qualsiasi modello con cui veniamo, e non pretendiamo che il nostro modello sia corretto, semplicemente diciamo questa è una cosa da considerare, però qualsiasi modello con cui veniamo, che viene proposto, dovrebbe spiegare, diciamo, queste features macroscopiche nei dati dei gas, per esempio, come di altri dati, la petrologia. Allora, una delle ipotesi è che sia la risalita di magma stessa, cioè la risalita del magma biondo, che porta a questo aumento che vediamo nel grafico qui, a questo aumento della CO2. Allora, per vedere se questo poteva essere il caso, abbiamo fatto dei conti. In questo caso ho fatto delle simulazioni con Rhyolite Melts. Si possono utilizzare anche altri metodi, ma Solvecad dà risultati identici essenzialmente, con valori assoluti magari diversi, però il trend è lo stesso. Quello che vediamo in questo grafico è che durante la risalita del magma, siccome la CO2 è molto meno solubile dell'acqua, durante la risalita in verità la quantità di CO2 in eccesso tende a diminuire. E quindi anche il rapporto acqua-CO2 tende a diminuire, che è essenzialmente l'opposto di quello che vediamo qui. Qui abbiamo un aumento del rapporto CO2-acqua. Quindi una possibilità qui è che la risalita del magma o il tasso di risalita di magma o la quantità di magma che risale nel tempo dovrebbe aumentare per spiegare questo aumento della quantità di CO2. Però è complicato, cioè, ci vogliono due cose, diciamo. Quindi cercavamo un modello alternativo. In più, non ci sono molte evidenze geofisiche di questa risalita del magma, magari sono delle piccole quantità, però non sufficienti a spiegare le osservazioni delle emissioni gassose alla superficie. Quindi questa è la base del nostro modello, che praticamente è basato su quello che vediamo dalla petrologia. Abbiamo un magma che contiene il 2% di acqua e 2% di CO2 a circa 12 chilometri, diciamo 12-15 km di profondità. E il nostro modello intendevamo studiare qual è l'effetto dell'arrivo di un gas più profondo, quindi più ricco di CO2. Come vedete, quindi il rapporto molare è quasi totalmente dell'anidride carbonica pura. Questo gas che risale dal profondo interagisce, diciamo, con questa colonna di magma, e volevamo vedere cosa succede durante questa interazione chimica. Allora, questo è il diagramma che abbiamo visto prima. In questo caso le isobare sono quelle di Solvecad, perché è più appropriato per i magmi di Stromboli, soprattutto le solubilità. Come iniziamo? Allora, le initial conditions sono sempre questa linea qui, questo colore qui. Essenzialmente riempiamo il plumbing system di magma, che è quello che abbiamo visto dai dati di petrologia anche, equilibrandolo a tutte le pressioni diverse. E questo è il contenuto di acqua e CO2 che questa colonna di magma avrebbe ad ogni profondità. Poi iniziamo a iniettare alla base di questa colonna della CO2, e questo è quello che succede alla quantità di volatili disciolti lungo la colonna. Essenzialmente la CO2 alla base arriva, inizia a interagire col magma che contiene più acqua. Però, come la pressione di CO2 nella fase volatile in eccesso aumenta, la quantità di acqua disciolta diminuisce. Quindi significa che nella fase di vapore in eccesso viene rilasciata dell'acqua, e quindi importante è che il magma perde acqua essenzialmente. Questo processo di flushing di CO2
produce una diminuzione dell'acqua disciolta. Poi prendiamo questo, beh, prendiamo Chiara, alle simulazioni prendo questa fase volatile in eccesso e la fa interagire con la prossima, con la parte della colonna a più bassa profondità e questa interazione continua fino a che il magma raggiunge la superficie e questi sono gli ultimi valori, quelli più vicini alla superficie di quantità di acqua e CO2 disciolta. Un'altra maniera di rappresentare tutto questo è questa serie di diagrammi qui. Allora, il primo, questo qui mostra il contenuto di CO2 nella fase volatile in eccesso, nella fase vapore in eccesso, in funzione della pressione. Questi sono i valori iniziali. E come vediamo, più viene aggiunta CO2, più il contenuto di CO2 nella fase volatile in eccesso aumenta. Allora, questa qui praticamente è la composizione dei gas che vengono misurati alla superficie. Quindi questo metodo qui permette di registrare un aumento della concentrazione di CO2 nella fase volatile in eccesso. Se guardiamo il contenuto di CO2 acqua, vediamo la stessa cosa, il rapporto CO2 acqua anche aumenta progressivamente alla superficie fino a raggiungere i valori di equilibrio. In questo caso qui significa che tutta la colonna è stata riequilibrata con il gas che arriva alla base, è per questo che abbiamo una composizione di 0,94 molare di CO2. Adesso questa è l'acqua disciolta e questo è importante perché, come sapete bene, l'acqua ha un impatto molto forte sulla viscosità dei magmi. Questa è la viscosità della nostra colonna all'inizio. Come il flushing procede dal basso verso l'alto, vediamo che abbiamo una sorta cioè una diminuzione della quantità di acqua disciolta. Poi l'aumento, perché ancora non tutta la colonna è stata riequilibrata, e poi la diminuzione dovuta al fatto che l'acqua è meno solubile a bassa pressione che a alta pressione. Questo impatta la viscosità in maniera molto interessante, perché alla base, all'inizio del processo di flushing, abbiamo essenzialmente un'inversione di viscosità. Mentre all'inizio abbiamo, diciamo, una viscosità quasi costante, dopo il sistema di flushing abbiamo che alla base della colonna di magma la viscosità è più alta. Poi questa viscosità diminuisce verso l'alto per molto tempo, fino a che non raggiungiamo quasi praticamente l'equilibrio e torniamo a una condizione normale. L'effetto di questo, ho provato a fare questa simulazione molto sofisticata, Chiara le fa un pochino più sofisticate delle mie le simulazioni, però l'effetto è questo essenzialmente, se ci sono una fase volatile in eccesso che risale, questo comporta che alla base di questa colonna a più alta viscosità, ci sia essenzialmente un accumulo di fase volatile in eccesso. Quindi adesso questa è semplice, è un'altra maniera di vedere cosa succede durante questo processo di flushing. E questo guardiamo di nuovo alla quantità di CO2 in eccesso che viene rilasciata o che è presente, diciamo, a tre diverse profondità, una alla superficie. Uno a 100 megapascal e 200 megapascal, quindi circa 3, circa 6 km. E quello che vediamo è che in funzione della quantità della massa di fluidi aggiunti rispetto alla massa di magma, quindi vedete come l'aumento di massa dei fluidi aggiunti rispetto al magma, quando raggiunge lo stesso valore, quando la stessa massa di fluidi ha circolato all'interno della colonna, praticamente raggiungiamo quasi le condizioni di equilibrio. Quello che è molto interessante è come il rapporto CO2-acqua cambi per le diverse profondità e in particolare vediamo come a più alta profondità, questi sono 200 megapascal, il rapporto CO2-acqua è più grande del rapporto che misuriamo alla superficie. Perché questo è importante? Perché in principio potremmo monitorare come viene fatto e come è stato dimostrato anche dal gruppo di Sandro Ajuppa, che i valori del rapporto CO2-acqua o zolfo CO2 sono diversi nel passive degassing e nelle piccole esplosioni che avvengono nelle fasi che precedono l'esplosione. Siccome questi valori variano nel tempo, significa che in principio se monitoriamo la composizione chimica del gas rilasciato per passive degassing e quello associato alle piccole esplosioni,
possiamo tracciare quanta massa di fluidi ha già interagito con la nostra colonna e quindi possiamo tracciare, diciamo, questo processo nel tempo. Questo chiaramente è praticamente il tempo, perché questa massa di fluidi aggiunti rispetto al magma dipende dalla quantità, dal flusso di magma alla base della colonna, però è relazionata al tempo. Ah, questo era già stato dimostrato da Juppa e i coautori nel 2021 in un articolo dove fanno vedere che avevano stabilito un modello dove dicevano se c'è l'accumulo di una schiuma di magma ricco in volatili come il biondo sembra esserci c'è una proporzionalità, diciamo, tra lo spessore di questa schiuma che è proporzionale di nuovo al tempo che passa tra l'inizio di questo aumento progressivo della CO2 e l'eruzione e la taglia dell'eruzione. Quindi questo è molto importante perché se ci possiamo misurare in maniera continua le emissioni di CO2 dal momento che iniziano ad aumentare, possiamo dire che quello è il momento in cui si sta accumulando questa foma e quindi in principio potremmo prevedere a quel giorno lì quanto sarà la taglia dell'eruzione. Abbiamo fatto delle simulazioni con il nostro modello con queste viscosità e cambiando i flussi, cambiando la dimensione della colonna per vedere se questo processo di flushing e questo aumento di viscosità alla base del sistema, per calcolare essenzialmente qual è il tasso di crescita di una foam, per condizioni anche molto differenti. Quello che vediamo, abbiamo fatto delle simulazioni in Monte Carlo. Quello che vediamo è che il più grande numero di simulazioni danno dei tassi di crescita intorno dai 3 ai 5 metri al giorno di questa foam alla base di condotti che cambiano di dimensioni. E vediamo che queste, non tutte le simulazioni, anzi una percentuale di circa 10%, producono questo accumulo di schiuma, diciamo, di magma alta contenuto di volatili in eccesso, molte non producono questo accumulo. Allora, il modello concettuale che abbiamo generato per Stromboli è essenzialmente questo è un disegno. E quello che pensiamo succeda è che c'è un flusso di gas ricco in CO2 che viene dal profondo, che quello corrisponde a queste emissioni superiori di gas rispetto al magma che viene eruttato a Stromboli. Questo gas ricco in CO2, perché più profondo, e quindi è più ricco in CO2, interagisce con la colonna e genera un arricchimento, quindi la crescita di una schiuma, di un magma biondo più ricco in volatili in eccesso alla base di questa colonna. Poi quello che pensiamo che succeda, e questo sembra essere in, in, in corrispondere a quello che vediamo sia nell'aumento della frequenza delle piccole esplosioni, sia confermerebbe quello che i dati di Petrone e coautori fanno vedere, che questa foma a un certo punto, siccome è meno densa e siccome la viscosità del magma nella parte superiore della colonna è più bassa, questa schiuma comincia a destabilizzarsi. E quindi abbiamo l'aumento di queste piccole esplosioni fino a che lo spessore della schiuma è cresciuto sufficientemente per portare alla destabilizzazione, diciamo, catastrofica di questa schiuma e quindi a un evento parossistico e un'esplosione maggiore. Quindi questo modello qui, allora l'aumento della CO2 viene spiegato da un secondo noi, di nuovo questo è un modello, quindi come tutti i modelli, anche lui è sicuramente sbagliato. Però l'aumento di CO2 può essere spiegato da questo processo di flushing. Quello che è interessante è anche che al momento dell'eruzione, siccome una certa quantità di magma viene eruttato, il sistema si riempie di nuovo di una colonna di magma. E quello che abbiamo visto è che se riempiamo il sistema con il magma che avevamo preso all'inizio, la cosa molto interessante è che otteniamo valori di acqua in eccesso di circa 9.000 tonnellate, che sono le misure esattamente di acqua che venivano registrate dai sensori appena dopo uno di questi eventi maggiori. E la terza parte importante è questo aumento del rapporto CO2-acqua,
E sarebbe bello tracciare sia l'aumento nelle piccole esplosioni che nel passi dei gassi, ci permette di tracciare questo processo che procede nel tempo. Quindi per concludere, diciamo, quello che pensiamo è che la prima cosa è che se avviene consequence, this is consequence, okay. Se l'accumulazione di gas in profondità è praticamente inevitabile se c'è un processo di flushing, e questo è dovuto al fatto che come il gas arriva dal basso e fa esolvere l'acqua, la viscosità della colonna è più alta alla base che nella parte superiore, quindi questo automaticamente porta all'accumulo di gas in profondità. E chiaramente, insieme a tutte le misure di geofisica, dal punto di vista nostro, le misure in continuo di gas alla superficie e anche i dati delle camere termiche che ci permettono di tracciare la frequenza delle piccole eruzioni, almeno noi speriamo che ci permettano di tracciare questo approccio a degli eventi parossistici o più grandi. E io ho finito, quindi vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, ha detto Pier Giorgio che faccia autogestione. Allora, vedo delle domande. Allora, il primo è Eugenio. Sì, ciao. Ciao Luca, grazie per la Ciao. presentazione, è molto interessante. Volevo chiederti se avete sperimentato, se avete verificato sperimentalmente il vostro modello, ovvero al di là, diciamo, degli incrementi di CO2 o del rapporto CO2-acqua che precedono le eruzioni maggiori e parossistiche, se avete registrato incrementi di CO2 o del rapporto CO2-acqua senza che poi si sia verificato nulla. Allora, questa probabilmente è una domanda per Sandro Ajuppa, ma la mia risposta è probabilmente sì, son quasi convinto. Quindi, cioè, non credo che con questo modello qui saremmo sempre capaci di dire sta succedendo. Beh, magari ci sono degli eventi che vengono abortiti, perché ci sono delle condizioni specifiche in cui si verificano. L'unica cosa che potenzialmente è interessante è che se in principio potremmo tracciare quanto è grande l'evento in funzione del tempo passato dall'inizio. Poi, se non sono quasi certo che non riusciremo a dire domani ci sarà un parossisma. Magari quello che potremmo dire, se domani ci fosse un parossisma, potrebbe essere di questa entità. Oppure provare un approccio probabilistico. Ah, sì. Io sono convinto, cioè con i dati che vengono accumulati sulle emissioni gassose e con tutta la geofisica che viene fatta a Stromboli, secondo me questa è la maniera, ma anche i video che ci sono per Stromboli, secondo me è la maniera di procedere, prendere tutti questi dati e vedere, e poi fare un approccio probabilistico, sicuramente sono d'accordo. Grazie. Come funziona? Ti aiuto, allora c'è Massimo Pompilio. Grazie. Allora, buongiorno Luca, Ciao Massimo. molto interessante, mi piace molto anche la parte di modellizzazione, soprattutto di cristallizzazione dei piroseni e anche delle temperature. Però ti volevo fare invece, cioè, ho parecchie domande, ma insomma non voglio monopolizzare tutto. Però c'è una cosa invece importante, allora, che secondo me è forse la più importante, poi al di fuori dei dati di assunzione del modello che avete preso, che possono essere discutibili, però secondo me c'è un aspetto forse fondamentale, cioè il discorso della formazione del foam è un fatto critico ovviamente del vostro modello e viene fuori ovviamente da un aumento di viscosità che viene fuori dal contenuto d'acqua, se ho capito bene, da un aumento del contenuto d'acqua. E se ho visto bene quei diagrammi, questo aumento di viscosità è meno di un ordine di grandezza, che vai da 10 a 40, 50 mp, cioè diciamo Pascal al secondo. La differenza fondamentale, al di fuori della primitività dei vetri, dal biondo e il bruno, cioè tra un magma che sta a 10 km e un magma che sta in superficie, quindi l'interazione, è la cristallinità. In cui tu passi da una cristallinità dell'ordine del 5, 10 al massimo di un biondo, secondo i tipi di biondi, che ci sono diversi tipi di biondi, non sono tutti uguali, a
viscosità a cristallizzazione dell'ordine del 50%, quindi con valori di viscosità che sono due ordini di grandezza, anche tre ordini di grandezza. Allora, come questo è compatibile, cioè è un ordine di grandezza molto più grosso con la variabilità rispetto alla variabilità del contorno di volatili? Diciamo, questa è la domanda secondo me più importante. Poi si può discutere perché ha usato il 2% di CO2 a una certa probabilità, ma quello lasciamolo perdere. Ok. Allora, perfetta la domanda. Allora, questo è chiaramente vero, cioè quello che è importante però non è la variazione su tutta la colonna, è la variazione sui primi 200-300 metri, cioè i calcoli, se prendiamo le variazioni più grandi possibili per lo spessore della foam, veniamo con dei valori di 400, 300, 400 metri, quindi stiamo parlando veramente della base della colonna. Dopodiché, nelle parti superiori, la viscosità è controllata da fenomeni completamente diversi. Per esempio, il contenuto di acqua anche nella parte superiore della colonna, essendo molto più basso, le viscosità lì sono sempre più alte. Allora, quello che è importante sono i valori di variazioni relative, che sono bassi, però sufficienti a far rallentare le piccole bolle che salgono di maniera significativa. Quindi se c'è una diminuzione di velocità, diciamo, del 50%, significa che essenzialmente raddoppi la quantità di volatili che si può accumulare lì. Nella parte superiore, sicuramente, sia la cristallizzazione che il contenuto di acqua totale controllano la viscosità. Però quello che è veramente importante sono i primi 300-400 metri. È per questo che, per esempio, i valori... quando c'è un parossisma, i valori di CO2 e acqua corrispondono a dei valori che calcoliamo per pochi mesi, diciamo, cioè immagina che ci volesse un anno per arrivare ad equilibrare la fase gassosa con la fase con il magma. Nei primi 2 o 3 mesi o succede il parossisma o è tardi, perché a quel punto poi la colonna si riequilibra e questa inversione di viscosità essenzialmente non c'è più. Quindi queste sono tutte cose che adesso Chiara, io spero abbia tempo anche di fare simulazioni di fluidodinamica, che chiaramente sono complicate e al di fuori delle mie competenze, però spero che ci sia tempo anche per sviluppare il modello più, in maniera ancora più quantitativa. Diciamo, dal punto di vista chimico potrebbe andare, però. Ci sono altre domande, commenti? Scusate, ho preso io in mano la situazione su richiesta di Pier Giorgio quando se n'è Poverino, andato. c'ha mal di schiena, mi ha Ha detto, mal di quindi. schiena, sì, sappiamo, sappiamo. Francesca, allora faccio io un commento. Vai, Daniele. Ciao Daniele. Ciao Luca, bella presentazione. Faccio un commento che però è a tuo favore, nel senso che quando hai fatto vedere che aumenta la frequenza prima del 3 luglio 2019 e tra i due parossismi, in realtà quello che spesso non si fa molto spesso attenzione è che non aumenta solo la frequenza, ma aumenta anche l'intensità. Per cui un conto è che le esplosioni sono intorno ai 50-100 metri, un conto è che le esplosioni raggiungono i 200-250 metri, per cui quantità di magma e quindi anche di gas che vengono trasportati nei condotti è qualche ordine di grandezza maggiore, insomma. Un po' No, più. chiaramente mi trovi d'accordo, ma No, no, è solo. no, ma questa è la bellezza quando è uscito il vostro lavoro. Queste sono osservazioni di primo ordine, cioè la telecamera è lì e queste osservazioni possono essere fatte in continuo. Se c'è osservazioni dei gas, secondo me qui c'è un'opportunità veramente per utilizzare questo sistema per capire in maniera generale come queste cose succedano. Poi di nuovo, magari il nostro modello è sbagliato, però secondo me con tutte le cose che vengono misurate a Stromboli, questa è un'occasione incredibile, secondo me, per poter tracciare quello che succede in questi vulcani che sono difficili da prevedere, siccome ci sono sempre esplosioni. Di nuovo Massimo. Sì, scusami, questo argomento è molto importante perché diciamo, una cosa è un parossisma in cui ovviamente classicamente possono essere interessate anche le aree abitate, insomma, è una delle definizioni del parossisma. Una cosa è un'esplosione maggiore dove se stai sul pizzo potrebbe anche non succedere niente. Quindi, sotto i punti di vista del rischio, diciamo, dividere queste due categorie è fondamentale.
E quindi anche sui meccanismi è totalmente diverso. Chiaramente il parossismo è che abbiamo una statistica piccola, almeno di quelli osservati. Tante cose io non sono d'accordo, mi piaccia che il 2003 sia la più grossa dell'ultimo secolo, probabilmente lo è il 2019, cioè il 2003 è veramente molto piccolo rispetto alle ultime del 2019, basta guardare i volumi, anche andare sul terreno per vedere che sono due cose totalmente diverse, ma sicuramente molto diverse dalle maggiori, anche tra le maggiori sono molto diverse tra di loro. Su alcune c'è cioè, grossa sfida, almeno c'è cioè, un grosso sforzo, cioè, Eugenio lo sa benissimo. Diciamo, è proprio la statistica per capire bene anche come considerare una maggiore rispetto a un'attività normale, quindi qual è veramente l'anomalia, qual è l'entità dell'anomalia. I volumi che dici te sono degli aspetti fondamentali da valutare. E si va di ordini di grandezza, cioè tra una maggiore e diciamo, un parossismo. Quindi è veramente critica questa cosa, anche proprio soprattutto sul trigger, perché è una cosa che arriva. Che ne so, un tot metri crudi di magma, una cosa ne arriva un altro tot, anche per la parte geofisica, perché chiaramente le anomalie sono totalmente diverse, su questo non ci piove, diciamo, ti dico deformazione e così via. Insomma, quello c'è un grosso sforzo, credo, all'interno di NGV su questo quest'aspetto, proprio per misurare i misurabili che puoi correlare Questo secondo me è molto importante, cioè perché come dici te, però le maggiori ce ne sono di più e quelle sarebbero molto utili perché lì si può veramente fare della Certo. statistica, correlazioni con le quantità di gas emesso, vedere se questi valori tornano, perché E se non si calcoli. sempre c'è biondo nelle maggiori. Capito? Però potrebbe essere semplicemente o una quantità molto piccola, capito? Cioè non lo so, però è da guardare, magari quella è una maniera anche per provare che come dici te, potrebbe anche essere che i meccanismi sono completamente diversi tra le maggiori e il parossismo. Non lo so. Noi qui facciamo l'assunzione che parossisma o maggiore sia legato piuttosto allo stesso processo, però a tempi diversi. Ma lì su quello, come dici te, si può fare statistica. Bene, io vedo che siamo ancora numerosi, quindi insomma questo attesta l'interesse che ha suscitato questo seminario. Luca, davvero complimenti, un gran bel seminario con tante ottime informazioni che come sempre ci permettono un po' alla volta di comprendere sempre di più i fenomeni. Non del tutto però, perché altrimenti finiremmo di lavorare, questo sarebbe triste. Cioè adesso questo invito qui vi costerà un invito, cioè qualcuno degli NGV dovrà venire a Ginevra a ricambiare il favore e quindi fare un seminario di dipartimento qui da noi. Ma figurati, tu sai che sono in corso almeno due progetti dipartimentali su Stromboli in questo momento, c'è un grande impegno anche con gli amici delle università che si occupano del monitoraggio, quindi con Alessandra Iuppa, con Maurizio Ripepa e tutto il resto. Insomma, l'istituto è veramente tanto impegnato a Stromboli perché ce n'è bisogno, perché c'è un grande interesse, perché dobbiamo ridurre la nostra miopia sui fenomeni. E quello sembra un gran bel posto dove poterlo fare. Secondo me sì, poi soprattutto mantenere come voi fate, l'importante è avere una mentalità aperta, no? Avere modelli molti da mettere Ah, sul sì. tavolo per discutere, perché le cose poi sono complicate, Ah, ma sì, certo. però lì si possono testare, cioè Stromboli Noi può essere insomma siamo i maestri dei sistemi complessi, ecco, insomma. quindi. Va bene, se non ci sono altre domande e altri commenti, possiamo ringraziare davvero Luca ancora per la sua disponibilità ad No, grazie a voi accompagnarci dell'invito. questo pomeriggio e alla prossima. Ah, il prossimo seminario non lo so qual è perché non sono così brava come Giorgio, abbiate pazienza. Ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao a tutti, Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Posso chiudere?